Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Anche oggi siamo su Elden Ring per vedere qualcosa che potrebbe interessare a chi ha avviato le partite in NG+. Se non volete combattere con i primi due boss che incontrate, ovvero Margit e Godric l'Innestato, potete skipparli semplicemente attraverso il passaggio che andiamo a vedere ora. Ci sono magari delle quest che volete completare o delle armi che volete trovare che impongono il passaggio del castello, ma come vi ho detto, se non volete combattere i due boss, potete usufruire di questo percorso. Prima di andare a vedere dove dovete passare, vi richiedo come al solito di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati attivando la campanella per vedere quando escono i miei video. E di lasciare un bel mi piace nel caso il video vi sia stato utile. Ora andiamo a vedere dove dobbiamo andare per saltare completamente il castello e arrivare direttamente a Liurna. Come avete visto, molto semplice, un bel passaggio nascosto, semplicemente da percorrere per riuscire a skippare sia Margit che Godric, in modo da avere accesso immediatamente alla regione di Liurna senza doverli affrontare. Una cosa molto interessante, soprattutto se avete in mente magari di platinare il gioco e non vi interessa sconfiggere i due boss, ma arrivare direttamente in questa regione per andare ad attivare una quest o se vi serve raccogliere un'arma per completare il gioco, un talismano e quant'altro. Quindi ragazzi, come al solito io vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto per rimanere aggiornati con tutti i miei video, attivando la campanella per sapere quando escono, di lasciare un bel mi piace se il video vi è stato utile e vi è piaciuto. Io, come al solito, vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo la prossima volta. Ciao ciao!